Al congresso della Società Italiana di Nefrologia in corso a Rimini si è parlato anche di malattie rare, tra cui le microangiopatie trombotiche. Che cosa sono queste patologie? Come fare a riconoscerle precocemente? Lo abbiamo chiesto al dottor Lino Cirami. Dottor Cirami, lei ha una solida esperienza nel trattamento delle microangiopatie trombotiche. Può aiutarci a capire di che malattia si tratta? Certamente, è una patologia che rientra appunto nelle malattie rare, ma ha la caratteristica di presentarsi con una triade di sintomi molto particolari, che sono rappresentati dalla presenza di un'anemia che viene definita emolitica microangiopatica, da una perdita di piastrine, quindi una piastrinopenia, e infine da un interessamento renale che determina la riduzione della funzione renale. Di queste malattie come microangiopatie trombotiche è una famiglia di malattie in effetti, dove vi sono vari tipi di versanti, in cui vi è un versante rappresentato dall'interessamento prevalentemente cerebrale, che viene definito porpora trombotica trombocitopenica, e un altro invece versante in cui prevale l'interessamento renale, che è definito sindrome emolitico-remica. Ecco, come si deve comportare lo specialista di fronte al sospetto di microangiopatia trombotica, parlando ovviamente della malattia renale? È una malattia molto grave. E sostanzialmente la problematica iniziale è quella di fare la diagnosi. E nel momento in cui la diagnosi viene posta, bisogna di microangiopatia trombotica, diagnosi di microangiopatia trombotica, bisogna fare una diagnosi differenziale tra le varie forme di microangiopatia trombotica, anche perché le varie forme hanno delle terapie completamente diverse. Essendo una patologia rara e una patologia grave, necessita sempre di una struttura ospedaliera che sia capace di offrire quelli che sono tutte le novità presenti su questa patologia, e quindi da una efficace rianimazione o terapie subintensive alla possibilità di effettuare plasmaferesi, alla possibilità di somministrare farmaci particolari che sono importanti in questa patologia. È vero che per alcune di queste patologie esiste una predisposizione ereditaria, e se sì, questo cosa comporta? Certamente esiste una predisposizione genetica nel versante della microangiopatia trombotica a tipo porpora trombotica trombocitopenica o morbo di Moscovitz. Lì esistono delle forme molto molto rare legate ad un'alterazione particolare che determina la mancata o errata produzione di una sostanza che è chiamata Adams 13. Nel versante invece della sindrome emolitico-remica, la parte più importante è rappresentata dalla presenza di alterazioni della catena del complemento, e in particolar modo di proteine che regolano questa particolare catena che noi abbiamo nel nostro organismo, appunto la catena complementare, in cui si ha una iperattivazione di questa sostanza, in cui però l'alterazione genetica da sola non basta, è comunque necessario in genere una causa scatenante, un trigger che in qualche maniera innesca il processo. Dopodiché, una volta che il processo si è innestato, non si riesce a interrompere se non terapeuticamente.